ai nostri microfoni, lo possiamo dire, mister doppia cifra quest'anno, 10 gol effettuati in crescendo fino da metà campionato in poi, c'è stata veramente la spina del fianco di tutti gli avversari, poi si vedeva quando scendevano in campo, venivano subito in 2-3 perché eri quell'uomo da tenere in considerazione. Cosa mi dici ora quando mancano due partite alla regular, termine della regular season, Elia? Allora, sono contento fino a questo punto, tanto di aver raggiunto la doppia cifra. Ora però ci abbiamo in testa un obiettivo, quello intanto di vincere domenica. È d'obbligo, se d'obbligo per avercelo. Ci sono poche possibilità di fare playoff. Quindi domenica si decide la stagione. Eh sì, il futuro nostro ed è nostro per poter poi arrivare qui con l'Olbia. Sì, ce la ecco. Dipende da noi dopo. E la Pistoiese, se dovesse perdere domani, chiaramente anche lì, sì, anche loro, potrebbe essere deciso il suo destino. Sì, una finale per tutte e due. Sei soddisfatto di questo campionato, Elia? Sei partito in sordina come sempre, anche se durante le partite i tuoi strappi e le tue incursioni nelle aree avversarie mettevi sempre in timore degli avversari, ma ora te, nel tuo io, quando sei a casa, pensi, no, del tuo campionato, sì, cosa ho fatto. Ecco, cosa parli dentro di te che noi non sappiamo? Cos'è stata questa metamorfosi veramente così in positivo da essere nell'occhio del cirone, tra virgolette, di tutte le difese avversarie a livello nazionale? No, allora, l'ultime partite ho avuto un po' più di spazio e più continuità, quindi, come si è visto, ho giocato 90 minuti, quindi ho detto, ho una possibilità che, diciamo, ho sfruttato, ho ripagato sul campo questo minutaggio che mi era stato dato e niente. Quanti gol hai fatto, il tuo massimo, da quando giochi a calcio? Ho raggiunto una stagione che avevo fatto in eccellenza, 10 gol, l'ho riraggiunta. Sì, che è già sempre il tuo massimo, c'è sempre due partite da giocare. Ci sono due partite, speriamo di farne altri. A chi dedichi per concludere, Elia, questo tuo campionato, che è il primo tra i professionisti? Ma chi lo dedico? A me, comunque, vengo da una carriera abbastanza, sono partito dal basso, è il momento più alto della mia carriera, quindi. E, no, e non sicuramente non vorrai fermarti? No, spero di fare sempre meglio. Va bene, un grazie in bocca al lupo. Poi ti volevo chiedere anche se avessi bisogno di farmi i capelli un giorno, quando se possiamo, nel solito posto che hai fatto a Simone Ceri. Sì. Ok, grazie. All'entrata dello stadio. Grazie, ciao. In bocca al lupo, ciao, per tutto. Ciao, grazie.